Yeah. 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 Baby. Benvenuti ragazzi, benvenuti, finalmente il terzo episodio, ma quanto tempo è passato? Tantissimo, io l'ho detto, però mi dicono va bene così. Allora, al terzo episodio, partiamo proprio così subito. Ah, innanzitutto spero che vi stia servendo la serie di video che sto facendo e scusate, mi chiamano. Metto un attimo il silenzioso, purtroppo sono gli inconvenienti della diretta registrata, è un nuovo metodo, purtroppo mi chiamano i fan, mi vogliono, mi desiderano, io dico ragazzi non mi chiamate perché sto registrando e pure mi dicono no, non riusciamo a non chiamarti, cosa devo fare io? Io vivo per i miei fan, comunque, a parte le cazzate. Io spero che questi video vi stiano servendo per darvi un'idea sulle regole. Sto cercando di essere il più preciso, il più esaustivo possibile, in modo tale che li possiate anche proprio usare mentre sfogliate il manuale. Il regolamento, adesso che siamo al terzo video, magari possiamo anche già dire un paio di cose. Non credo che appaia così particolarmente complesso. E però ha alcune dinamiche che sono proprie del Signore degli Anelli, e oggi ne vedremo una che è molto importante, che è il cosiddetto pairing off, che avviene alla fine della fase di movimento ed è quella procedura secondo la quale si vengono a dividere i vari combattimenti tra i modellini. Questo è molto importante perché serve poi è tutta a gestire tutta la fase di combattimento corpo a corpo ed è una delle dinamiche dove i giocatori più esperti possono dare il meglio di sé. È molto molto importante capire bene il pairing off e come vi dicevo, a seguire vedremo il terreno, come funziona il terreno nel Signore degli Anelli e la fantastica triade del jump, leap e climb, che sono i movimenti appunto che si possono fare un po' per i più vecchi alla Billy Ballo, per dire, così la butto lì, poi chi capisce capisce. Partiamo subito. Che cos'è il pairing off? Il pairing off, adesso agevoleremo l'immaginetta esplicativa che ci vede in un bellissimo porti, come la pronuncia è giusta, ragazzi, l'ho controllata, porti si dice porti, porti di Hobbit, Goblin e Aragorn, ok? Innanzitutto, quando avviene il pairing off? Il pairing off avviene alla fine della fase di movimento. Perché? Perché come vi ho detto nei video precedenti, la carica non è nient'altro che un tipo di movimento, non ha una fase a sé stante, quindi alla fine della fase di movimento, tecnicamente, se volevate caricare l'avete già fatto. Quindi è necessario capire come dividere le persone che si stanno in questo momento menando. Perché? Perché il gioco predilige i duelli, ovvero corpo a corpo tra una miniatura e un'altra miniatura, uno a uno. Ovvio, la prima domanda che viene è che, ok, va bene, però se ci sono 50 goblin e un elfo, come funziona? Nel senso che vanno a turno, arrivano, poi passa l'altro,
poi passa l'altro, posso andare avanti ragazzi, all'infinito, poi arriva l'altro, e via così. Ovviamente no, ci sono anche combattimenti multipli. Mettiamo un attimino di ordine. Prima di tutto, tutti i modellini che sono a contatto con altri modellini devono combattere. Questa è la regola base, principale. Sono ingaggiati e quindi devono combattere. Quando un modellino è ingaggiato con più nemici, il giocatore che ha la priorità decide dov'è il combattimento multiplo. Esempio, usiamo l'immagine. In alto a sinistra vediamo proprio il combattimento classico, il reperto A, che è un goblin, è in corpo a corpo con Frodo. Qui non ci sono dubbi, il combattimento avverrà tra Frodo e il goblin, è un pairing off perfetto. Secondo reperto, ci sono due bei goblin B e C, e poi ci sono due begli hobbit. Come funziona? Perché Sam in questo caso sarebbe a contatto di basetta sia con B che con C. Siccome il gioco in realtà predilige il pairing off singolo, in questo caso chiunque abbia la priorità, giocatore del male o giocatore del bene, non può decidere di fare un combattimento multiplo e lasciare qualcuno fuori. Quindi significa che B e C hanno tutti e due un bersaglio separato, come vedete la linea che divide i due fight. Altro caso ancora invece, se noi andiamo a vedere, qui abbiamo D, E e F, che sono i nostri goblin, e poi abbiamo Pipino e Aragorn. In questo caso è più complesso. Perché? Perché D e Pipino sono sicuramente in corpo a corpo, F e Aragorn sono sicuramente in corpo a corpo, il problema è cercare di fare il pairing off per E, che rimane fuori, sembrerebbe apparentemente, dal corpo a corpo. Come funziona? Funziona in questo caso che il giocatore che ha la priorità, possiamo dire in questo caso, come ci suggerisce in maniera malvagia il manuale, possiamo dire che è il giocatore del male, in questo caso avendo la priorità decide che il goblin E, probabilmente uno dei più intelligenti della sua nidiata, guarda Aragorn, guarda Pipino, e così al volo, a naso, decide di andare in corpo a corpo con Pipino. E quindi il pairing off avviene: D e E combattono contro Pipino, F combatte contro Aragorn. Questa immagine riassume, perché poi nel video dedicato alla fase di fight, proprio nella fase delle mani che arrivano qui, cioè sulle facce, scopriremo che ci sono varie regole. Per esempio ci sono modelli armati di lancia che possono andare a supportare il combattimento di altri modelli, ci sono determinati tipi di armi che hanno determinati tipi di effetti a seconda dei pairing off e dei combattimenti. Vi basti questo per il momento. Il pairing off è molto importante perché è una di quelle fasi in cui avere la priorità è veramente veramente decisivo, come nella figura di Pipino e Aragorn. Capite bene che è decisivo che sia il giocatore del male ad avere la priorità, perché in questo modo può decidere di effettivamente cercare di seccare Pipino invece di colpire tipo un muro di gomma Aragorn con due goblin, mentre quello ride, fa ha 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 e li sventra e li indossa come dei cappelli. E serve anche perché capirlo velocizza parecchio le partite, perché è un po' l'esempio che facevo all'inizio
di quella meccanica come le aree di placcaggio di Blood Bowl, che all'inizio sembrano, oh mio Dio, come faremo quando ci saranno 30, 30 pezzi sul tavolo a capire, però le basi sono molto semplici, una volta capito il pairing off va in automatico. Per aiutarvi, il gioco ammette il micro spostamento di pezzi per cercare di agevolare come dire, il comprendere dove sono questi fight, dove sono questi duelli. Ovvio, non potete spostare le cose perché, ah no, allora spostalo di qua così va fuori dall'area dello stendardo, ma dai, è per capire chi sta combattendo chi, perché a parte che siete passibili di querela, per quanto mi riguarda, io ho denunciato per molto meno, ma il gioco stesso vi dice non fate i cretini. Se volete spostare perché almeno capite, spostate perché capite, non muore nessuno, diciamo. Però anche a occhio allenatevi a, senza bisogno di trascinare i modelli uno lontano dall'altro, anche perché comunque il modello deve essere in contatto di base. Ricordatevi sempre che se il modello è in contatto di base deve eseguire la sua fase di fight, non può non eseguirlo. Quindi è molto importante che se si toccano, bisogna che rimangano a toccarsi. Bruttissima come frase, però nel mondo dei Signori degli Anelli, una volta che tocchi una persona la devi toccare. Vi piace, non vi piace? Allora non vi guardate il video, andate a guardarvi il video di Pita che vi spiega che colore sono le mutande degli ogre. A me, per quanto, anzi, no, degli ogor, scusate. Io invece proprio vi spiego come funziona la vita vera. Questo è il pairing off. Cavolo. Già sento, cavolo Mac, ma ci hai parlato di sto pairing off dicendo no, 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 pilone, 2 minuti ce l'hai spiegato? Ragazzi, sì, certo, l'immagine tipo dell'asilo con 3 esempi proprio i più semplici possibili ovviamente aiuta. Io vi consiglio, fatevi una partitina, buttatevi dentro, se non fatevi spaventare da questa cosa perché non è per nulla ingegnoso, cioè, riesco a farlo io, che non riesco quasi a mettermi i pantaloni dal lato giusto, quindi penso che chiunque possa farlo. Terreni. Terreni. Allora, nel Signore degli Anelli il terreno è molto importante e i tipi di terreno sono fondamentalmente tre. Il terreno aperto, il terreno difficoltoso e gli ostacoli. Il terreno aperto cos'è? È la maggior parte del campo, il terreno calpestabile, non ci sono prove da fare. Qualsiasi abilità che dice scegli un elemento scenico, ovviamente sul terreno aperto non funziona perché non è esso stesso un elemento scenico e c'è poco da dire sul terreno aperto in realtà. Tipo banale, poco incisivo, così, che non sa né di carne né di pesce. Terreno difficoltoso. Il terreno difficoltoso possono essere dei cespugli, possono essere delle paludi, possono essere terreni rocciosi o comunque che presentano irregolarità. Insomma, se giochiamo ai War Games, sappiamo, gli dico terreno difficoltoso, lo sappiamo tutti cos'è. Come funziona il terreno difficoltoso? Chi si muove all'interno del terreno difficoltoso deve usare il doppio del suo movimento per fare il movimento che vuole. Ovvero, se io voglio fare 5 pollici nel terreno accidentato, terreno difficoltoso, in realtà ne userò 10. E questa è la regola del terreno accidentato. Non c'è neanche su qui molto, molto da dire. Sugli ostacoli, invece, cioè, un pochettino più di ragionamento, perché sugli ostacoli poi si va ad agganciare quello che vi dicevo, la famosa triade jump, leap e climb, che vi serve assolutamente. L'ostacolo cos'è? È un qualcosa che sta su un campo da gioco e che impedisce il passaggio, può servire per ripararsi. Al netto del riparo e della funzione degli ostacoli nella fase di tiro che vedremo nel prossimo video, i modelli possono decidere di comunque passare gli ostacoli a seconda della loro altezza. Significa che dovete proprio misurarli, ovvero
Se l'ostacolo è alto la metà dell'altezza effettiva del modello, il modello lo può passare senza grossi problemi. Dico l'altezza effettiva del modello perché nel gioco è specificato che non è un valore standard, cioè l'altezza massima di un modello hobbit è ovviamente diversa dall'altezza massima di un modello elfo. Questo significa che gli ostacoli che un hobbit può passare senza fare prove sono diversi rispetto agli ostacoli che può passare un elfo senza fare prove. Non c'è la misura standard, dovete misurare il modello e dire ok, questo modello è alto 2 cm, perfetto, questo ostacolo è 1 cm, lo passo. L'ostacolo di 1 cm, l'hobbit è alto 1 cm? No, perché non è la metà della sua altezza effettiva. Questo, anche questo è secondo me bello, è proprio bello perché dà l'idea fisica del modello. Si discosta dall'idea del pupazzetto da board game e comunica invece più una dimensione da war game, quindi da effettiva presenza fisica della persona sul tavolo. Che succede se l'ostacolo è più alto della metà della mia altezza effettiva? Andiamo alla prossima diapositiva, dove ci sono altri, persone più acculturate di me direbbero, incidenti probatori, e andiamo a vederci la triade. Allora, qui ovviamente le ho messe in maniera creativa e casuale perché non sono un coglione, quindi in alto a sinistra c'è un esempio di leap, quindi di potremmo dire saltino. Saltino ci sta, saltino è irriverente ma anche di contesto. Nell'immagine sotto invece c'è un bellissimo climb, che ovviamente vuol dire arrampicarsi, e nell'immagine a destra c'è un, potremmo dire salto, però forse mi piacerebbe più dire scavallata. Sì, sì, perché non credo che confonda saltino e scavallata, comunque è abbastanza ovvio. Il saltino di Gimli è per passare da un'altra parte dove in mezzo non c'è nulla, l'altro invece è quello che vi dicevo prima. Parliamo della scavallata a questo punto, teniamo i termini così come li abbiamo scelti. La scavallata, quindi cosa succede quando io ho un ostacolo che è alto come me? Quindi deve essere alto come me, non più di me, perché se è alto più di me non posso fare la prova di scavallata, ma devo fare la prova di scalata, che è diversa. Tutte e tre le prove, il saltino, lo chiamerò così ragazzi, quindi il saltino, l'arrampicata e la scavalcata funzionano allo stesso modo, ovvero si tira un dado da 6 e a seconda del risultato si o non si riesce, o si riesce e ok, o si riesce talmente bene che ci facciamo la scarpetta. I risultati sono 1, purtroppo le faremo sapere, 2, 5, ce l'hai fatta, vai avanti con la tua vita, 6, finito le dita, 6, l'hai fatto talmente bene che ti meriti un trofeo, che questa è un'altra citazione che pochi capiranno, però anche un po' più pop culture, però vabbè, nei commenti ditemelo se l'avete, mi merito un trofeo, questa ve la butto lì anche questa. La scavalcata, allora, la scavalcata che è la prima di cui voglio parlare, che è quella in alto a destra, presuppone che un modello voglia passare oltre un ostacolo che è più alto della sua metà ma non più alto della sua altezza totale. Potrebbe essere un tronco molto alto, piuttosto che, come lì vediamo, un muro, un muretto, che in questo caso l'hobbit ha bisogno di scavalcare, ma che per esempio un umano potrebbe tranquillamente passare senza problemi. Che succede? La tabellina 1, 2, 5, 6. Mi avvicino all'ostacolo, dopodiché tiro il dado. Se faccio 1, finisco il mio movimento a contatto dell'ostacolo, non lo passo e ho finito, non posso più muovermi, non posso più fare nulla.
Tipo, io arrivo e faccio: volete vedere come salto questa roba? E date una testata in faccia al muro e cascate per terra. 2-5, successo, vuol dire che si passa l'ostacolo, ma se ho ancora del movimento da fare, non posso farlo. Perché? Perché 2-5 sta a significare sono riuscito a saltare, ma lo sforzo del saltare ha praticamente esaurito la mia fase di movimento. Quando passate dall'altro lato dovete per forza stare a contatto di basetto con l'ostacolo. 6. Il 6 invece è tipo l'olio cuore, cioè arriva il tipo, scavalca ed è talmente fico che se ha ancora del movimento può tranquillamente continuare a farlo, non deve finire a contatto di basetta con l'ostacolo ed è molto molto tranquillo. Ovviamente dovete sempre tenere conto anche della distanza generata dall'ostacolo, che conta come terreno accidentato, quindi non è che l'ostacolo non esiste fisicamente, è un buco, è un wormhole che voi dovete semplicemente superare, dovete anche misurarlo e quello effettivamente è il movimento che voi fate. È ovvio che il 2.5, magari su un modello, non so, con un elevato movimento che inizia la sua fase di movimento vicino all'ostacolo, è ben diverso da un 6, perché col 6 magari si riesce anche a fare qualche pollicino in più, magari mettersi da qualche parte o effettivamente caricare o evitare di farsi caricare da modelli che hanno un movimento decisamente più basso. Questo è la scavalcata. Che succede se l'ostacolo è più alto di me? Se l'ostacolo è più alto di me, ovviamente non posso scavalcarlo. Devo scalarlo. Come funziona la scalata? La scalata è un pochino più pericolosa perché è anche un pochettino più complessa, adesso lo vediamo subito. I tiri di dado sono sempre gli stessi, ragazzi, 1, 2, 5, 6, però in questo caso non stiamo cercando di saltare una staccionata, stiamo cercando di scalare una parete rocciosa o piuttosto che qualsiasi altra superficie scalabile. Ricordatevi che si cerca sempre un minimo di realismo, quindi una parete liscia come il vetro, sì, è più alta di me, ma tecnicamente non dovrebbe rientrare tra gli scalabili, a meno che non sia presente una scala o una superficie che fisicamente fa capire che ok, qui posso salire. Anche questo è importante perché ci sono alcuni giochi, adesso non vorrei dire una castroneria, però sicuramente mi correggerete e va bene, nel senso va benissimo, fatelo assolutamente. E però se non vado errato, per esempio in Warcry, per, come dire, cercare di mantenere le regole e soprattutto la fornitura di terreni che uno può avere, più agevole possibile, si tende a dire che più o meno tutte le superfici sono scalabili. Nel Signore degli Anelli, ovvio, non è che arriva la Games Workshop Police a casa vostra e mentre state tirando un tiro su scalare su una roba che è così, arriva e fa fermi a tutti, a terra, a terra, a terra, vi ammazzo tutti. Potete fare quello che volete, però tenete presente che l'impianto del gioco prevede che ci sia un minimo di scuserò un termine, di sbattimento nel cercare di fare degli elementi scenici che abbiano un senso. Tirate il dado e 1, risultato 1. Risultato 1 significa che non riuscite a scalare, ma peggio. Perché? Perché se siete a contatto e state iniziando la scalata in quel momento, semplicemente cadete a terra e contate come proni. Andatevi a vedere il video precedente che vi spiega che cosa vuol dire prono e che cosa può fare e non può fare un modello prono. Se invece eravate in mezzo a una scalata, perché magari la superficie che state scalando non è così bassa da permettervi di farlo in un'unica fase di movimento, ma dovete fare più fasi di movimento per scalarla, in quel caso potete anche tenere la miniatura alla base e contare semplicemente dove siete arrivati. Se tirate 1 mentre siete in scalata, cascate e vi fate male. Vedremo poi i danni da
caduta, li vediamo praticamente subito. Risultati 2-5. Risultato 2-5, come al solito, né carne né pesce, è il 6 politico. Ovvero, fate quello che dovete fare, scalate, ricordatevi che il movimento, come al solito, viene contato come terreno accidentato e lo fate senza grossi problemi. Il 6 invece dipende molto da che cosa state facendo, perché il 6 vuol dire che se voi riuscite ad arrivare in cima alla superficie che volete scalare e vi manca ancora del movimento da fare, lo potete fare. Questa è la grossa differenza dal 2-5, che forse è un pochino meno intuitiva rispetto alla scavalcata. Ovvero che il 2-5, anche se arrivate in cima ma vi mancano 10 pollici di movimento, non li potete fare. Col 6 arrivate in cima e vi mancano 10 pollici di movimento, a parte che siete Usain Bolt, ma li potete fare. Questa è la grossa differenza. Come funziona? Una delle scene, penso, che può venire in mente a tutti subito è l'assedio del fosso di Helm, quindi le mura che vengono scalate grazie alla scala. E lì non vedete gli yorukai che si attaccano alle pareti come delle ventose perché continuo a fare 6 col tiro scalare, sto arrivando. No, non funziona così, hanno bisogno delle scale. Cosa succede? Se voi avete una scala non dovete fare il testy climb. E oltretutto non dovete fare il test di climb e il movimento che fate per salire non conta come terreno accidentato, quindi la scala proprio è l'invenzione del millennio. Ci sono culti interi di persone che si inginocchiano davanti alle scale perché la scala vi permette di fare le scalate. Tra l'altro, scala, scalate, cosa ci nascondono? Questa è la scalata. Cosa ci manca? Ci manca il leap, che tra l'altro il manuale in maniera molto goliardica lo fa interpretare a Gimli, che diciamo che non è proprio un saltatore rinomato. Diciamo che un po' tutti i nani non sono dei grandi saltatori, perché ovviamente essendo degli infami battiterra che vivono nei buchi, diciamo che se poi vedono devono saltare, cosa devo fare? Saltare? Oh, è una cosa che non potrò mai fare per i miei antenati. Cazzate del genere da nani. Ovviamente gli elfi saltano come vogliono, dove vogliono, da un albero all'altro, non si fanno problemi. Il primo che dice perché sono delle scimmie, vengo a casa e non lo dico, sennò mi tolgono da YouTube. Il leap, ovvero il saltino. Il saltino ovviamente viene fatto quando io cerco di raggiungere un altro punto e in mezzo c'è nulla. Questa è una spiegazione che potete anche applicare alla vita vera, sì, perché penso sia abbastanza realistica. Come funziona? Il dado è sempre il solito, i risultati sono 1, 2, 5 e 6. Qui è, penso, la cosa più pericolosa in assoluto. Perché? Perché se fate 1, non è che non riuscite a saltare e rimanete dove state. No, il salto viene effettuato, ma viene effettuato verso il basso, quindi a seconda della distanza della caduta prenderete dei danni. Diciamo che il test di leap è l'unico test che quando si fa uno sicuramente fate quella faccia tipo così, invece il vostro avversario fa così, meno me capita così. 2-5, il modello ce la fa. Come al solito ormai avrete capito, il 2-5 è quel vostro compagno di classe che quando c'erano le interrogazioni faceva quello che doveva fare, prendeva 6-6+1, e tu lo guardavi e dicevi, cavolo, ma prendi sempre 6, Giorgio, ma... E lui ti guardava e fa, sti cazzi, così, no? E tu in realtà ci pensavi e dici, ma effettivamente... C'ha ragione lui, nel senso, beato te, no? Capito? Che non ti fai problemi. 2-5 ce la fa, quindi passa dall'altra parte, se ha del movimento aggiuntivo che poteva fare, non lo può fare, perché il saltino lo ha drenato di ogni forza. 6, ovviamente salta, e se ha ancora del movimento aggiuntivo, lo può tranquillamente fare.
ciò che sale di solito scende. Come scende è il fulcro di tutta la natura dell'uomo. Innanzitutto, se scendete in maniera cosciente, se decidete di scendere voi, valgono le regole della distanza che sono alla base della differenziazione tra arrampicarsi e scavalcare, ovvero se la distanza che scendete è la metà della vostra altezza effettiva, potete tranquillamente scendere, anzi, nella discesa, se l'altezza è uguale a voi, in realtà come l'ostacolo. In realtà è come l'ostacolo, ragazzi. Quindi se l'altezza della discesa è uguale alla vostra altezza massima, lo fate senza nessun tipo di problemi. Se l'altezza supera la vostra altezza massima, allora dovete fare un test di climb, solo che invece che andare su, andate giù. E se lo fallite, in questo caso, per esempio, se fate 1, scendete, ma scendete tipo così, proprio così. È la stessa cosa, ragazzi, se ci pensate, perché se fate la scavalcata la dovete fare quando è superiore alla metà della vostra altezza e fino al massimo della vostra altezza. Se invece è superiore alla vostra altezza, dovete fare una prova di scalare. Quando scendete fino alla vostra altezza, scendete senza nessun tipo di problemi. Dopodiché, dopo che sopra la vostra altezza, a quel punto dovete fare una prova di climb. Arriviamo al punto, a quello che tutti vogliono sapere. E se caschi e non volevi cascare, cioè, e se scatta al momento paperissima, no? Con anche gli effetti tipo piu, piu, cose del genere. Il modello, innanzitutto, se casca, ha un segnalino prono, quindi quando caschi sei prono, caschi e vai per terra. Dopodiché, se il modello è caduto per una distanza che è superiore alla sua altezza massima, si becca dei danni da caduta che sono un colpo a forza 3 più un altro colpo a forza 3 per ogni pollice che eccede la sua altezza. Quindi, se io sono alto 4 pollici, aspetta, se sono alto 2 pollici e faccio una caduta di 2 pollici, speriamo che nessuno mi abbia visto, ma sono a posto. Se io sono 2 pollici e faccio una cascata da 3 pollici, prendo un colpo a forza 3 più un altro colpo a forza 3. Se sono alto 2 pollici e casco per 6 pollici, cioè, comincia ad arrivare la smitragliata di roba, perché ovviamente serve a dare un minimo di realismo sul fatto che se una persona casca per 20 metri è diverso che una persona che caschi per 2, ovviamente. Sono sempre colpi a forza 3, quindi la forza non aumenta o diminuisce a seconda dell'altezza, è il numero dei colpi che aumenta o diminuisce a seconda dell'altezza. Anche qui, su questa regola, io sono un po' combattuto, nel senso che forse avrei preferito modulare la forza a seconda dell'altezza, che è una cosa che magari è più istintiva, perché una persona viene più a naso dire se caschi da 20 metri è una botta tremenda, se caschi da 2 tipi è una bottarella. Cioè, dire che è così, però aumenta anche la probabilità di farsi veramente male, perché aumentano i tiri di dado, che da giocatore di wargame, da giocatori di wargame sappiamo benissimo che più dadi si tirano, più aumentano le possibilità di prenderle, quindi avere un tiro solo a forza 30 può dare adito magari a quelle situazioni dove cioè, l'omino di marzapane casca dall'Empire State Building, tiro uno per ferire e praticamente si rialza illeso e
Hulk Hogan casca dal gradino di casa sua, tiro 6 e si fa il critico che gli arriva la testa nel culo. Quindi anche da questo punto di vista, forse ancora una volta il regolamento del Signore degli Anelli sembra così, ma in realtà è molto 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 pensato. Questa è tutta la fase di movimento, quindi abbiamo visto la fine, che è molto importante per il concetto di pairing off e di duelli, che vanno poi a risolversi nella fase di corpo a corpo, e come funzionano gli ostacoli e che cosa possiamo fare quando abbiamo voglia di fare salterini, fare i balletti, fare cose un po' strane, fare scavalcate, scampagnate, cose di questo tipo. Il mio consiglio a livello di elementi scenici. Io vi consiglio di giocare le partite Signore degli Anelli con molti elementi scenici. Non consiglio il classico un elemento scenico a quadrante che può andare bene per Aos, e soprattutto vi consiglio di fare elementi scenici calpestabili, quindi rovine, quindi colline, rocce dove si può effettivamente salire. E questo perché non stiamo parlando di Mordheim, ma stiamo parlando di un gioco che, senza la componente dell'elemento scenico, tende a perdere abbastanza. Non a caso ho voluto parlare del pairing off insieme con gli elementi scenici, proprio perché senza un adeguato numero di elementi scenici, temo che il gioco si potrebbe risolvere semplicemente in un appaia e vedi che succede. È un concetto un po' magari banale, perché chiunque potrebbe dirmi: ah, allora anche in Age of Sigmar è molto importante avere un sacco di elementi scenici, però lì l'elemento scenico calpestabile grosso, la serie di rovine, magari ricreare o Osgiliath o cose di questo tipo. Sì, è bello da vedere, però a livello di regole viene sfruttato al 50%. Nel Signore degli Anelli, ricreare una roba del genere sul tavolo, mettere le scalette piccole, dire lì ci mettiamo i gradini, invece viene sfruttato al 100%. Quindi il mio consiglio è investite sugli elementi scenici, perché ne vale veramente la pena. Con questo è finito il terzo video, e nel prossimo vedremo la fase di tiro, che per chi come me chiama gli elfi è molto importante, ma vedremo che ovviamente non è il 40K, non è che hai 3.000 archi e hai vinto, sia perché non puoi averne 3.000, sia perché ci sono tutta una serie di limitazioni e di malus al tiro. E capirete perché vi dico: mettete gli elementi scenici, e soprattutto le armi da tiro non sono dei fucili antimateria, ma sono delle armi da tiro di un normalissimo fantasy. Non ci sono archi del tornado celeste o fucili nucleari. Con questo vi saluto, ragazzi, mi raccomando, ditemi se questa cosa vi sta interessando, se pensate che valga la pena, se usate il video quando soffrite di insonnia o di stitichezza. A me va bene, posso aiutarvi anche in quel frangente, tutto di guadagnato. E ci vediamo al prossimo video con la fase di... Ho fatto lezioni di archi. Questa posa la faccio, non mi piace vantarmi, però ho fatto lezioni di tiro con l'arco. Volevo solo dire che, quindi, questa posa qui è attualmente così, è giusta, è teoricamente corretta. Poi, se qualcuno vuole smentirmi, ma la faccio proprio per questo. Ciao. Fidatevi del Mac! Fidatevi del Mac! Fidatevi del Mac! Fidatevi del Mac! Fidatevi del Mac!
Fidatevi del Mac. Come funziona la scala? Mi perdo come nonno Simpson e poi io non avendo nessuno che mi dice oh, svegliati, vado avanti 3 ore a parlare di GV Police. Sono stanco, ragazzi. Ho mangiato una roba di lasagna così e sto male. Sto rivivendo i momenti salienti della mia gioventù. Non lo so, vedo le cose davanti alla faccia e... Ok, scalata.